Nelle Marche, adagiata sulla costa adriatica, a pochi minuti dalle tranquille colline del Fermano, con i Monti Sibillini a fare da cornice ad un panorama unico ed emozionante, c'è Porto San Giorgio. Famosa storicamente con l'appellativo di Perla dell'Adriatico, è da sempre la meta preferita di chi vuole trascorrere un periodo di vacanza all'insegna della tranquillità e del divertimento. Nota ai tempi dei Romani con il nome di Navale Firmanorum, come si legge in Plinio il Vecchio, o con quello di Castorum Firmanorum, come annota Strabone, sino al Medioevo Porto San Giorgio sarà conosciuta come Portum Firmi, il porto di Fermo. Ma è soltanto in epoca moderna, dopo l'Unità d'Italia, che la città assume un'autonomia stabile. Il legame con Fermo, città capoluogo, è forte e costante. La luce della sua cattedrale da secoli viene riconosciuta dalle barche che nella notte, dal mare Adriatico, fanno ritorno verso il porto sangiorgese. Porto San Giorgio, uno dei maggiori comuni tra i 40 appartenenti alla nuova provincia di Fermo, si estende in un territorio di circa 8 km quadrati e grazie alla sua posizione strategica è facilmente raggiungibile con ogni tipo di collegamento. A 30 minuti dal Raffaello Sanzio di Falconara per chi sceglie l'aereo, oppure tramite l'uscita a Fermo Porto San Giorgio dell'autostrada A14. Il casello a sud della città permette di raggiungere in breve tempo qualunque destinazione. Inoltre, Porto San Giorgio è attraversata da nord a sud dalla SS16, strada statale 16 Adriatica, e quest'ultima è parallela alla linea ferroviaria Adriatica. L'approdo, struttura portuale all'avanguardia della cittadina sangiorgese, permette agli appassionati di raggiungere questo tratto di costa marchigiana ormeggiando la propria barca nel più grande porto dell'Adriatico, che conta una superficie di 140.000 metri quadrati e quasi 1.000 posti, apprezzato anche per la posizione strategica proprio di fronte alla Croazia. Porto San Giorgio è un centro turistico di fama nazionale.
La popolazione di quasi 17.000 abitanti nell'apice del periodo estivo arriva a raddoppiarsi. La sua spiaggia sabbiosa è la meta scelta da migliaia di turisti che arrivano dall'Italia e dall'estero per godere di giorno e di notte di ogni possibilità offerta dalla cittadina marchigiana. Onore e vanto è il riconoscimento internazionale che Porto San Giorgio riceve consecutivamente da 10 anni. La bandiera blu della FAE, Foundation for Environmental Education, attribuita per la qualità delle acque e dei servizi turistici, cui si è aggiunta anche la bandiera verde, conferita dai pediatri italiani per la spiaggia ideale per i più piccoli. Lungo gli oltre 4 km di costa sono distribuiti circa 70 stabilimenti balneari, che animano il lungomare Gramsci, conosciuto e apprezzato sia di giorno che di notte. I numerosi villini liberti che lo costeggiano lo rendono unico e incantevole, a testimonianza di una cittadina che mantiene forti radici con il suo passato. Le strutture presenti permettono a tutti, dalle famiglie ai turisti più giovani fino ai bambini e anziani, di godere di una vacanza all'insegna del mare, della tranquillità e del divertimento. Porto San Giorgio dispone di oltre 40 strutture ricettive, dagli hotel ai bed and breakfast alle case vacanza fino ad un'area camper di nuova generazione dotata di quasi 100 posti situata nella parte sud della città. Un'oasi di relax a 2 passi dal mare, in prossimità del porto turistico e a pochi minuti dal casello autostradale della A14. Si può scegliere di trascorrere la giornata in spiaggia, dove cullarsi al ritmo delle onde, fare attività sportiva e usufruire dei servizi offerti dagli operatori turistici. Per chi preferisce percorrere itinerari storici e culturali, nel cuore dell'antica cittadina marinara sono custoditi numerosi luoghi di interesse. Rocca Tiepolo, fortilizio medievale fatto edificare nel 1267 da Lorenzo Tiepolo, governatore di Fermo e futuro doge di Venezia. Grande torre di guardia da cui si monitoravano i pericoli provenienti dall'Oriente. I suoi resti oggi costituiscono uno straordinario anfiteatro naturale che nei mesi estivi ospita prestigiosi appuntamenti teatrali e musicali di livello internazionale.